Alle 10 di questa mattina al porto di Taranto il primo attesissimo sbarco di circa 1.400 turisti dalla nave Thomson Spirit in arrivo da Messina. Un arrivo che significa tanto per il capoluogo ionico, da troppo tempo nelle cronache nazionali ed oltre confine, più che altro per la drammatica situazione ambientale e sanitaria provocata dall'inquinamento industriale. Una svolta dunque, una giornata da ricordare che apre nuovi scenari e nuovo entusiasmo. I croceristi sono per la maggior parte di nazionalità britannica. L'approdo era previsto per mezzogiorno, ma è stato anticipato, regalando loro 2 ore in più da spendere per ammirare le nostre bellezze. L'intero territorio gongola l'idea che finalmente, dopo tante parole e progetti finiti in un nulla di fatto, si può iniziare a lavorare insieme anche con questo tipo di turismo, grazie all'impegno dello Ionian Shipping Consortium, che ha concretizzato quello che in questo storico 15 maggio accade a Taranto. Oggi dunque una prova generale per tutti. Il percorso per i visitatori, per i quali è stato allestito un infopoint al Molo San Cataldo curato dagli studenti dei licei Aristosseno e Ferraris, è concentrato soprattutto in Città Vecchia e al Borgo, shopping incluso. Tappe fondamentali il Castello Aragonese e il Museo Marta. Previste anche altre escursioni come alla Gravina di Massafra in Valle d'Itria. Almeno per il momento l'offerta sarà man mano ampliata. In progress. Una giornata storica per Taranto, senza enfatizzare, ma è una giornata storica perché per la prima volta a Taranto arriva una nave da crociera inserita in un itinerario. La vediamo adesso che sta arrivando, quindi siamo tutti emozionati, siamo tutti pronti a dare il meglio di noi stessi, sia in porto che fuori dal porto, per dimostrare che questa città è all'altezza di porsi sul mercato anche per interfacciare e intercettare questi traffici. Il centro servizi polivalente Falanto è ancora un cantiere, sappiamo che l'intervento dovrebbe essere realizzato entro dicembre di quest'anno. Avremo comunque il problema l'anno prossimo dei lavori sulla banchina del Molo San Cataldo, però contiamo già per la prossima stagione di poter utilizzare anche quell'edificio. In ogni caso abbiamo, come vedete, allestito una tensostruttura più che dignitosa. In altri porti non hanno neanche queste strutture a supporto, quindi siamo convinti che tutto possa andare per il meglio. Puntiamo sul turismo, e puntare sul turismo non solo, voglio dire, per le opportunità di lavoro e di sviluppo, ma contemporaneamente è uno stimolo per noi tarantini a migliorare. Perché quando uno, per esempio, nella propria casa aspetta degli ospiti, lustra tutta la casa, si presenta bene. Quindi per noi questa è un'occasione nostra di crescita e in più di sviluppo e di lavoro. Quindi accogliamo a braccia aperte le persone che verranno nella nostra città, nella nostra terra, perché venire a Taranto, diciamo Taranto per dire la provincia, per dire le province vicine, faccio riferimento anche alla stessa Matera, per esempio. Quindi si apre una porta, una luce che illuminerà il futuro dei nostri concittadini. Questo è il coronamento di anni di lavoro. Voi sapete che l'amministrazione, per esempio Porta Napoli, dove passeranno oggi 700 persone a piedi, abbiamo noi fatto, diciamo, quello che spettava l'amministrazione, ma abbiamo chiesto anche ai privati di ristrutturare le facciate e oggi ci presentiamo a fronte alta, possiamo accogliere i turisti a fronte alta. Taranto risplende e a Taranto si apre una prospettiva nuova. E il 29 maggio si replica, altri approdi, uno al mese, sono previsti fino ad ottobre e già si lavora per il prossimo anno.